Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale. Discutiamo del Gran Premio di Silverstone. Vorrei iniziare dicendo che l'Halo è stato vitale e di fondamentale importanza due volte con Dennis Hauger in Formula 2 dopo un bruttissimo, bruttissimo incidente innescato da Nissany, che poi è stato colpito da Hauger perché ha preso il volo con il trampolino, il salsicciotto nell'ultima chicane. E sarebbe andato via senza testa probabilmente Nissany. Roy Nissany non ci sarebbe più probabilmente perché è stato un incidente veramente brutto. E Guan Yu Zhou che ha rischiato tanto, paradossalmente ha rischiato più Albon quando è stato colpito lateralmente da due piloti, invece che un pilota capovolto fin da subito e che si è ritrovato anche oltre le gomme o comunque le protezioni. È stato veramente bruttissimo, tutti hanno vissuto un'ora di angoscia, anche io ho vissuto un'ora di angoscia, ma non paura perché mi fido tantissimo di queste vetture perché sono diventate anche più pesanti data la sicurezza che hanno messo, hanno implementato. L'alo è di fondamentale importanza e già lo è stato in passato. La vettura non si era spezzata, quindi avevo anche meno paura, però il roll bar sopra è crollato, non ha retto evidentemente. Ora fanno evidentemente dei carichi verticali, dei crash test, ma forse trasversali no, forse c'è da fare qualche cosa, c'è da migliorare qualche cosa. La cosa positiva, bellissima, di cui sono estremamente felice, è che comunque nessuno si è fatto male. Incredibile, ma tutti sono andati via bene. E davvero la cosa più assurda è che abbiamo visto un incidente del genere con una vettura capottata, ma quello che si è fatto più male è stato Alexander Albon. I contatti laterali comunque, dato che c'è poco spazio tra i piedi o comunque il corpo del pilota e chiaramente le pance e il corpo vettura, fa sì che si possono subire dei colpi. Questo mi ha ricordato tantissimo l'incidente di Singapore 2017 con poi Verstappen che viene preso pam di lato e ricordo benissimo la reazione di Verstappen, tipo ah! Che male, eccetera, eccetera. Scusate la simulazione e tutto, però, ragazzi. Tenevo a dire questo inizialmente. Voglio anche spendere una parola, due parole sulla gara degli altri, perché poi devo concentrarmi per forza di cose su ciò che ho detto a Monaco e successivamente poi è andata. È andata peggio in questo circuito poche gare dopo. È inaccettabile una roba del genere, bla bla bla, non deve più succedere, testa bassa a lavorare, è successo di nuovo. Bene. Allora, bravissimo Mick Schumacher, perché è arrivato a punti, sono molto contento, penso che tutti fossero contenti di questo risultato. Partiva 19esimo e l'assetto della Haas era incredibilmente asciutto, perché è sempre andata molto forte sul bagnato, ma in quel caso entrambi i piloti erano eliminati, però avevano il potenziale per risalire. Pollo Tsunoda, bisogna dire pollo perché è stato un po' troppo pollo, è ottimista nel superare in quel modo in curva 3 Gasly. Erano in settima e ottava posizione, tranquillamente a punti, i primi con gomma soft. Hanno deciso di mandare tutto nella tana di Pooh, a puttane. Con un errore di Tsunoda, dove poi si è preso sui social tutte le responsabilità, tutta colpa sua, quindi non c'è praticamente niente da dire, se non chapeau per aver ammesso l'errore. Sebastian Vettel a punti. Sebastian Vettel non è stato, secondo me, colpevole dell'incidente con Albon perché ha visto frenare tutti davanti di colpo e Albon poi è stato tamponato da Sebastian. Non credo fosse colpa sua, sinceramente, perché il tempo di reazione è minimo, non può nemmeno un pilota di Formula 1 che i tempi di reazione ne ha veramente, veramente bassi, riesce a fare qualcosa del genere. Mentre su Russell ho da dire che secondo me l'errore è stato suo, aveva tutto lo spazio a destra e invece ha chiuso come se non ci fosse Gasly. Gasly dove voleva andare, dite voi? Beh, Latifi è passato con lo stesso spazio, aveva avuto uno spunto migliore Gasly e onestamente non poteva più sparire, dunque la colpa secondo me non è di Gasly, ma è di Russell. E mi dà molto fastidio il fatto che una volta che tutto è andato per il meglio, che nessuno si è fatto male, non si torna sull'episodio per far sì che queste cose non accadano più. Va bene, ma devo dire che è stata veramente una bellissima, una grande emozione vedere
Russell correre contro correre per andare a vedere Guan Yu Zhou e poi correre per andare a vedere Albon. È stato veramente un gesto bellissimo, un gesto simpatico, anche il fatto che ha provato sempre con Joe Bauer in tutti i modi di rientrare in pista, rientrare e far capire che la vettura era buona, dovevo solo cambiare la gomma, potevo anche mettere una gomma di un'altra mescola, non c'è problema. È stato molto simpatica come siparietto, insomma. E sicuramente ha fatto ridere un po' molte persone. La cosa che mi dà veramente fastidio, però, è che 2 ore e mezza prima c'è stato l'incidente, 2 ore e mezza prima della fine del Gran Premio, c'è stato l'incidente che ha coinvolto Guan Yu Zhou, non solo Guan Yu Zhou, Albon, Russell, eccetera, eccetera. E 2 ore e mezza dopo, tutti, scusatemi, questa parte qui dovevo dirla, tutti a dire povero Guanyu, povero Albon, caspita, speriamo niente di grave, viva la Formula 1, viva la sicurezza, è un posto meraviglioso, hanno fatto grandi passi da gigante, speriamo bene, free Guan Yu Zhou, free Alexander Albon e via dicendo. 2 ore e mezza dopo, sotto il post di Esteban Ocon, che ha l'unica colpa di aver parcheggiato la sua vettura a causa di un problema con la pompa di iniezione in pista, e doveva tagliare la strada, evidentemente, e andare a sinistra anziché restare lì. Secondo molti, quando cercava di rientrare in box, in realtà gli è stata augurata la morte e gli è stata augurata anche un'esplosione della power unit sotto il suo culo. Quindi 2 ore e mezza prima tutti a parlare di miracolo, tutti a dire forza Guanyu, 2 ore e mezza dopo augurare la morte a un pilota perché si è fermato e ha causato la safety car. Questo è un posto di merda, e posto intendo il pianeta, e purtroppo mi sento di dire che nessuno è superiore a nessuno, come ho detto su Instagram, ma purtroppo respiriamo la stessa aria e condividiamo lo stesso pianeta con queste persone. Sono estremamente deluso, amareggiato da questa cosa, perché se dobbiamo trovare delle colpe, le colpe non le ha Ocon, e soprattutto che resti una questione agonistica non vada oltre. Vi pare il caso andare sotto i commenti di Ocon? La maggior parte erano italiani, ma c'erano anche inglesi e francesi, e scrivere: devi morire, spero ti esploda qualcosa sotto il culo. Mi sembra una cosa normale. Va bene. Bella gara di Hamilton, è stato fantastico. Poteva, secondo me, non vincere, ma arrivare a podio. Sicuro arrivare secondo davanti a Sainz. Verstappen ha avuto problemi col fondo perché ha trovato un detrito che si è, no, non so, avrà dilaniato il fondo, che è già di per sé molto snello, quest'ultimo fondo. Quindi mi viene da pensare, mi viene da dire che ha avuto. Hanno avuto troppa fretta di portare una vettura sempre troppo snella, e ogni volta che portano dei miglioramenti e cercano di smagrire, di dimagrire la vettura, hanno dei problemi, come è successo in Spagna e adesso è successo anche in quel di Silverstone. E devo dire che gran fortuna questa per gli altri, perché abbiamo assistito a una gara che poteva essere già conclusa dopo il quinto giro circa, dopo l'errore di Carlos Sainz. Perez, bravo, ma fortunato, e soprattutto la parte finale io non posso capire e non posso credere che, con tutto lo spazio che c'era, che ha lasciato Leclerc, perché Leclerc nell'ultima chicane ha lasciato spazio, lui abbia deciso intenzionalmente di tagliare la chicane, portare fuori Leclerc e superare Leclerc in quel modo, lasciare il tracciato e guadagnarci qualcosa. Ci ha guadagnato una posizione. Leclerc sarebbe stato poi passato perché la Red Bull è velocissima e prendibile sul dritto, non c'è dubbio, ma l'ha passata in maniera regolare. Quell'episodio, e poi 3 curve dopo ho spinto fuori Hamilton, quell'episodio onestamente lo vedo proprio come una penalità sacrosanta non data. E questa è l'ennesima cosa che secondo me non funziona, non ha funzionato con la FIA, che non so che cos'è che guarda, direzione gara non so che cosa guarda onestamente, perché non è la prima volta che succede, non è la prima volta che Perez, scusate, fa delle cose del genere. A Cops si può passare all'esterno, si può passare all'interno, ci sono stati già episodi passati.
La differenza rispetto allo scorso anno è che Hamilton era più stretto, ma è già successa la stessa cosa praticamente anche l'anno scorso tra Leclerc ed Hamilton. Hamilton era molto più interno rispetto all'anno scorso e questo però fa capire che non c'è stata nessuna intenzionalità l'anno scorso, nessun tentato omicidio come molti cercano di dire e cercano di additare sempre più la colpa a Hamilton, che Hamilton aveva colpa, questo era fuori discussione. Che meritava più di 10 secondi di penalità l'anno scorso, era fuori discussione, ma addirittura che ha tentato l'omicidio intenzionalmente su Max, beh, io penso che guardando un attimo Hamilton e guardando come si comporta in pista, penso che l'ultima cosa che voglia fare è uccidere qualcuno, perché è un pilota estremamente corretto. Infatti il duello che c'è stato con lui e Charles è stato un capolavoro, uno dei più belli degli ultimi anni, che ha fatto rendere meno amaro un gran premio che io penso oggettivamente a questo punto meritasse qualcun altro, non Carlos Sainz, e penso che questo anche i tifosi di Max o tifosi di chiunque ci siano arrivati, insomma, ecco, anzi. Carlos Sainz vince il Gran Premio di Gran Bretagna, facendo anche la pole position in quel di sabato, e secondo me è stata una di quelle vittorie, una delle più fortuite negli ultimi anni. Perché dico fortuito? Perché Sainz non aveva il ritmo durante tutto il Gran Premio, perché Sainz al quinto giro è arrivato lungo dopo Magnus e Becketts, alla fine di Becketts, e ha perso la posizione su Verstappen, che era a 8 decimi, che fino a quel momento stava facendo stava tenendo un buon ritmo, una buona trazione, e riusciva a tenere dietro Max. La Ferrari trazionava veramente molto, molto bene nell'uscita dalle curve, ma ha commesso un errore dovuto alla pressione, e Sainz ha perso la posizione. Leclerc con un'ala danneggiata, sappiamo che l'ala anteriore quest'anno, anche se si danneggia, ha un impatto minore, perché non sono così tanto sofisticate, sono molto più standard, quindi il danno si può manifestare intorno ai 2-3 decimi, ok? Si può raccogliere intorno a quello come dato. È ovvio che mancando una parte laterale, l'end plate di destra, l'aria non arriva bene nei convogli a metà vettura e quindi perdi un pochino di performance. Nonostante questo, Leclerc stava andando decisamente più forte rispetto a Carlos Sainz, e questo non l'abbiamo notato soltanto noi, tant'è che Lewis Hamilton riusciva a recuperare su Carlos Sainz, in realtà non su Leclerc, perché Leclerc aveva un altro passo, ma Leclerc era tappato da Carlos Sainz. Quest'ultimo, e questa è una cosa che non ho letto praticamente da nessuna parte, a metà gara, trentesimo giro, facciamo un po' più oltre metà gara, ha avuto dei problemi relativi al consumo di carburante. Carlos Sainz Jr. ha speso così tanta energie, così tanto carburante per tenere dietro Charles e dimostrare di avere il passo di Charles, che al trentesimo giro circa si è trovato con molta meno benzina di quello che doveva avere. La safety car è stata vitale, di fondamentale importanza sia per la sua vittoria che chiaramente per conservare la benzina. E questo dovrebbe far capire quanto stava spingendo e quanto sia stato forse inutile tenerlo così tanto davanti e fargli conservare la prima posizione con un Hamilton arrembante alle sue spalle. Solo questo dovrebbe far capire. Arriviamo alla safety car, arriviamo al fatto che lo spazio tra Leclerc e Sainz era di 4 secondi e mezzo, diventato in un certo momento 6 secondi, ed Hamilton era un secondo e mezzo da Carlos Sainz. Ora, non ho sentito nessuna persona, se non uno o due su migliaia con cui mi sono interfacciato su Twitch o sui social, su Instagram e tutto, dire la strategia Ferrari era quella corretta. Noi chi siamo per dire naturalmente che la strategia Ferrari era quella sbagliata? Nessuno. Siamo opinionisti, siamo influencer, siamo persone che dicono la propria, criticano, non offendono, almeno io non offendo, criticano perché ci piace farlo evidentemente, lodano e criticano, insomma, perché questa è la vita, naturalmente poi ti prendi le conseguenze di quello che dici e tutto, però onestamente trovo difficile non aver fatto rientrare Leclerc in quel momento. Perché anche anche nelle ipotesi peggiori, le gomme non sono pronte, perdi 5, perdi 10 secondi, proprio pensando a una catastrofe, anche se non dovevano cambiare gomme
e mettere, o non c'era un cambio di tra intermedi e gomme d'asciutto, gomme da bagnato e gomme d'asciutto, non c'era questo tipo di problema, c'era semplicemente un cambio gomme e mettere delle gomme fresche. Odio chi dice, parentesi, che Leclerc doveva rientrare in box senza dire nulla, perché le gomme di Sainz sono diverse da quelle che ha Leclerc, nel senso che sono per Sainz, non sono per Leclerc, quindi ci sarebbe stato forse un Irvine, la ruota di Irvine, insomma. Quindi questa non è esperienza mancata da parte di Charles o la voglia di far diverso come avrebbe fatto Hamilton o Alonso, come ho letto in qualche post. Questo è semplicemente un estremo rispetto per chi fa le strategie in Ferrari. Un'estrema fiducia che ha Leclerc nei confronti loro e un tentativo di non rovinare la gara di Carlos. E soprattutto se il team ti dice di non entrare perché non sono pronti. Male che andava, perdevano una posizione su Hamilton. Perez era oltre 20 secondi, 25 secondi da Hamilton e anche se facevi un pit di 10 secondi, rientravi male che andava dietro Hamilton con Leclerc primo. E quindi facevate primo e terzo, anziché primo e quarto. E non c'era bisogno di nessun team radio post, per dire blocca i piloti dietro e fai andare avanti Leclerc. Una cosa che non, secondo me non stava né in cielo né in terra è che andava a penalizzare, forse a non regalare nemmeno la vittoria a Sainz, una cosa del genere, se Sainz avesse accettato. Sono contento che Sainz non abbia accettato, perché Sainz, che si è preso un sacco di critiche, non merita queste critiche, non merita assolutamente ciò, non ha fatto nulla di sbagliato. Appena gli è stato detto, dopo circa 30 giri, fai passare Leclerc, lui l'ha fatto passare senza battere ciglio. Ma la parte finale in cui tu chiedi di restare dietro a un pilota che ha gomme dure di 20 giri contro gomme rosse nuove, hai 1,5 secondo, 1,6 secondi, 2 secondi di vantaggio nei primi giri. Hai solo 10 giri da fare e tu chiedi di rimanere dietro, gli altri dietro ti mangiano. Sono del parere che gli altri dietro ti mangiano, ti demoliscono. Quindi avremmo potuto assistere a una non doppietta Ferrari, a una non vittoria Ferrari, ma a una vittoria di Hamilton o di Perez. Sarebbe stato incredibile, assurdo una vittoria di Perez. Che dite? Riguardo Charles. Io davvero riguardo la strategia, in realtà non penso che si potesse fare diversamente che un doppio pit stop. Anche perché di solito i big team, quando devono fare una doppia sosta, e sono praticamente primo e secondo, secondo e terzo, comunque sono uno dietro l'altro, lasciano spazio prima di rientrare in box. Questo dà un sacco di fastidio ai piloti che sono dietro perché rispettano male il delta perché vanno troppo piano. Troppo più piano, questo dà un fastidio enorme, ma si è sentito e se ne sono viste di mille colori, insomma, da questo punto di vista. Tante volte, tanti episodi del genere, eppure non è stato fatto. Leclerc, vedere Leclerc rallentare così tanto, prima di entrare, prima di chiaramente andare oltre l'entrata box, ci fa capire quanto lui cercava di aspettare il team e di farlo rientrare ai box, cosa che non è avvenuta. Credo che sia stato un errore, non un piccolo errore, e credo che si dovesse puntare sul cavallo monegasco anziché sul cavallo spagnolo. Ora è arrivata la vittoria di Sainz e per carità, bravo Sainz. Non sono nemmeno d'accordo su chi dice: com'è possibile che i tifosi Ferrari non siano tifosi Ferrari ma siano tifosi di Leclerc? Perché non sono contenti di una vittoria di Sainz? Fermi. Come vi ho sempre detto, io non sono tifoso Ferrari. Ho una grande stima per il team. Ho un reparto eSport nel quale poi lavoro, anche se indirettamente comunque ci lavoro. Sapete che sono anche influencer per Ferrari eSports. Ho una grande stima, ma ho sempre detto che amo questa Formula 1, amo lo sport, amo questo sport. Quello che mi fa trovare in estremo disaccordo con queste persone che dicono: ma perché non si è contenti della vittoria di Sainz e si va contro Ferrari? È che intanto andare contro offendendo non risolve nulla e non è giusto, è sbagliatissimo. Mi fa dire però: come potete pensare a una roba del genere? Come potete dire i tifosi Ferrari in realtà sono tifosi di Leclerc e non della Ferrari stessa, quando c'era un pilota che stava
vincendo meritatamente un gran premio, c'era una possibilità di fare primo, secondo, primo, terzo. Come si possono fare solo articoli? Come si può soltanto pensare di dire ah, quindi i tifosi di Ferrari in realtà sono tifosi di Leclerc e non sono tifosi di Sainz, dunque non sono tifosi della scuderia, quando c'è Leclerc in testa, Leclerc che può recuperare un sacco di punti su Verstappen, che si trovava in settima posizione e poteva riaprire ancora di più il mondiale, perché il mondiale resta aperto, è a meno 43, era a meno 49, comunque resta aperto. Come si può pensare a una roba del genere quando hai un pilota che sta vincendo e quando fai una strategia in cui da primi e secondi passi alla fine a primo e quarto, e male che andava poteva essere un primo o un terzo posto con il pilota di punta primo e Carlos Sainz che era già secondo prima del pit stop in terza posizione, che poi magari avrebbe potuto ripassare Hamilton con gomme fresche in pista dopo la safety car, perché comunque la Mercedes era piantata sul dritto e Ferrari usciva fortissimo in trazione, perché nel duello di Hamilton e Leclerc, comunque sia Leclerc da Brooklands, è uscito a cannone nonostante abbia fatto una traiettoria interna e Hamilton esterna e ha preso molta più velocità il pilota inglese. Il monegasco comunque, grazie alla trazione della rossa, era lì. Si sono anche toccati in uscita da Brooklands, nella curva 6, se non vado errato. Queste sono le mie considerazioni, ragazzi. Credo che qua si sia persa una vittoria di Charles nettissima. E se a Monaco potevamo avere una scusa, si poteva avere una scusante, nel senso di, sapete, pioveva, la Red Bull era la calcagna, la Red Bull era la principale rivale, è stato commesso un errore, assolutamente, ma da un certo punto di vista forse giustificabile, qui non c'era nessuna soluzione diversa a mio modo di vedere. Leclerc ha fatto una magia e negli ultimi 10 giri mi sono letteralmente innamorato di Charles, innamorato. Ho sempre pensato che fosse un pilota spaventosamente forte. Questi ultimi 10 giri dovrebbero far rivalutare tutte le persone che 11 Gran Premi fa, cioè dopo Abu Dhabi 2021, lo screditavano, non salivano più sul carro, adesso ci sono saliti. Io non sono nessun carro, ma apprezzo la qualità dei piloti. Bravo anche Latifi, perché comunque tutta la gara è stato quasi in zona, sempre in zona punti o ai margini della zona punti. Pensavo crollasse, in realtà è andato molto bene. Ci fa capire che tutti i 20 piloti in Formula 1, tutto sommato, non sono brocchi. Non sono brocchi. Voglio vedere voi a controllare 1000 cavalli sotto l'acqua e andare comunque forte. Ciao a tutti, ragazzi.